Allora, diamo il benvenuto e il bentornato a Giuseppe Conte. Grazie mille per aver accettato il nostro invito, Presidente. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti e davvero molto lieto per questo scambio. Ricordo ancora lo scambio dell'altra volta, per me è stato molto utile. Grazie Presidente, bentornato. Erano altri tempi, bisogna dirlo. Eravamo sotto Natale. Adesso, insomma, sono successe parecchie cose da quel giorno e oggi cerchiamo di ricostruire un po' quello che è successo con uno sguardo anche, chiaramente al futuro, visto che tra 2 mesi ci saranno le elezioni. Io vorrei partire con le cause, diciamo, che hanno portato a questa crisi di governo e poi alla caduta, appunto, del governo Draghi. Il Movimento 5 Stelle, non ha votato la fiducia sul DL Aiuti. Avete presentato quel documento con i famosi punti che secondo voi non sono stati, diciamo, accolti dal governo Draghi con la giusta attenzione. Però ci sono due questioni in particolare che vorrei citare per iniziare, ovvero la questione sulle armi, quindi il supporto dell'Italia all'Ucraina e poi la questione del termovalorizzatore a Roma, però lì lascerò la parola poi a Luca. Quindi io inizierei dalla questione armi. Il Movimento 5 Stelle e la Lega, Presidente, si sono, diciamo, un po' defilati dal volere inviare aiuti all'Ucraina nell'ultimo periodo prima della crisi di governo. Come mai? Beh, innanzitutto vorrei precisare che la linea del Movimento 5 Stelle è stata una linea, non vorrei che fosse confusa con quella di altre forze politiche. La linea del Movimento 5 Stelle è stata una linea sin dall'inizio molto chiara, ferma, risoluta condanna dell'aggressione militare russa di Putin e pieno sostegno all'Ucraina, perché è chiaro che di fronte a una tale aggressione ricorrono i principi dell'articolo 5, ricorre il principio dell'articolo 51 della Carta dell'ONU, quindi tutto il diritto di difendersi, di difendere la propria terra e di difendere la propria popolazione. Ed è chiaro che di fronte a una tale sproporzione, asimmetria di forze, l'Ucraina non poteva essere, non può essere lasciata sola. Quindi abbiamo senz'altro aderito sia a tutte le sanzioni che sono state proposte dalla comunità internazionale europea in particolare, abbiamo aderito anche assolutamente, anzi contribuito attivamente alla campagna umanitaria, in particolare per donne e bambini, comunque per tutti gli ucraini che hanno dovuto lasciare le proprie terre. E per quanto riguarda gli aiuti militari, e qui veniamo a un passaggio molto delicato per noi, noi abbiamo una forte vocazione pacifista, ma è una vocazione pacifista, vedete, in linea, in piena linea con il nostro principio costituzionale, secondo cui la guerra non può essere mai un mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali. E allora abbiamo detto però, qui ricorrono gli estremi dell'articolo 51, ci stanno anche gli aiuti militari e la ragione per cui non ci siamo opposti ai primi invii militari, di aiuti militari. Poi però a un certo punto ci siamo accorti, e credo tutti quanti voi che ci state ascoltando vi siete accorti, che l'unico obiettivo era continuare dell'agenda della NATO e continuare questa guerra. Nessuno, cioè tutti a spiegare anche nei talk show, nei dibattiti, a livello anche ai più alti livelli istituzionali, tutti a spiegarci come si è entrati e perché siamo in guerra. Questo penso che voi tutti ormai lo Perché dice abbiate comunque. Presidente che la NATO ha interesse nel continuare questa guerra, però? No, io non sto dicendo chi ha interesse a continuare, sto dicendo che qui tutti a discutere sul perché c'è questa guerra, di chi è la colpa, che è chiarissima. Attribuiamo tutte le responsabilità a Putin, che ne dovrà rispondere anche alla storia e a tutte le sedi internazionali di questo suo gesto, di questa sua decisione. Però quello che voglio dire adesso, il problema è come uscire da questa guerra. E Certo. mi sembra che qui invece il dibattito scarseggi di soluzioni. Allora noi Però stiamo su questo, dicendo. Presidente, scusi se la interrompo, poi la faccio finire. Io in realtà
Noi abbiamo seguito tutto, insomma, da febbraio ad oggi quello che è accaduto, abbiamo avuto tanti ospiti con diverse opinioni. Quello che noi vediamo però è, da una parte, dei personaggi come Putin, come Lavrov, eccetera, eccetera, che non sembrano intenzionati ad affidarsi alla famosa e invocata diplomazia, giustamente, insomma, la diplomazia deve essere la nostra arma primaria. Però per essere diplomatici bisogna essere in due a volersi sedere a questo tavolo, e a me sembra che da una parte sia chiara la non voglia di sedersi. Un esempio lampante: l'altro giorno, insomma, dopo questo pseudo accordo firmato in Turchia con il supporto di Erdogan, il giorno dopo i russi hanno bombardato il porto di Odessa. Quindi mi sembra abbastanza evidente che non ci sia volontà di negoziare e di usare la diplomazia da parte di una delle due parti. E quindi è lì che entra in gioco l'aiuto militare necessario e le sanzioni. Insieme a queste due cose noi possiamo riuscire forse a rallentare quantomeno la Russia, visto che lo stesso Putin ha riconosciuto che le sanzioni stanno facendo del male alla Russia. Guardi, Greco, il problema è: noi quale obiettivo abbiamo? Abbiamo l'obiettivo di ottenere una vittoria militare, di sconfiggere la Russia? O abbiamo l'obiettivo di difendere l'Ucraina e ottenere e avviare un negoziato di pace che ovviamente ci porti a una soluzione sostenibile, credibile, plausibile, compatibile con i principi e i valori della comunità internazionale? Il tema è tutto questo. Se abbiamo l'obiettivo, come è stato anche dichiarato pubblicamente da parte di autorevoli esponenti della comunità internazionale occidentale, l'obiettivo è sconfiggere la Russia, protrarre questo conflitto, allora con il rischio anche di un incidente nucleare, con il rischio anche che ci sia un'escalation militare, allora è un punto. Io non ho letto di queste dichiarazioni di voler sconfiggere la Russia. Beh, quando si lavora per la pace bisogna che tutte le dichiarazioni, tutti gli atti, tutti i comportamenti siano finalizzati ovviamente al medesimo obiettivo. E allora se però ci Macron, si deve... Macron, Scholz, lo stesso Draghi, mi sembra che ci abbiano provato ad avere, insomma, dialogo. Però guardi, la diplomazia non funziona così. Non funziona che uno ci ha provato e poi dice va bene, non ci sono riuscito. E allora niente, bisogna continuare questa guerra. Guardi, mi permetta, la diplomazia non funziona così. La diplomazia non va mai in vacanza. La diplomazia lavora H24, lavora di domenica, lavora anche di fronte alle recrudescenze delle aggressioni militari. Cioè non bisogna mai fermare questo dialogo che deve procedere parallelamente ovviamente all'autodifesa dell'Ucraina. Io questo lo capisco, Presidente, però se dall'altra parte ci sono degli esponenti del governo russo che continuano a dire che l'Occidente va distrutto, cioè Medvedev, che è uno dei bracci destri di Putin, le leggiamo tutti le dichiarazioni che fa, insomma, quindi sono d'accordo con lei, lavoriamo per la pace, però se dall'altra parte il telefono non lo alzano, la cornetta rimane attaccata e non rispondono, come facciamo? Guardi, no, perché è stato creato, comunque ci sono dei canali anche che proseguono comunque, abbiamo anche dei paesi che sono fatti garanti di questo negoziato. Il problema qual è? Il problema è che secondo me anche l'Italia deve recitare, deve cercare di recitare un ruolo da protagonista su questo fronte. Ma lo dico perché, vedete, se si tratta di inviare armi, l'Italia può ben poco, perché adesso pare sia stato preannunciato il quarto invio di aiuti militari. Rispetto a paesi come gli Stati Uniti hanno programmato... Certo, noi parliamo dell'1% comunque sia su tutto quello che arriva poi all'Ucraina. A paesi come la Gran Bretagna e tanti altri paesi che addirittura hanno accettato una corsa al riarmo, quasi che la corsa al riarmo possa garantire pace e sicurezza, no? In quello che sarà lo scenario geopolitico a venire. Invece l'abbiamo visto anche durante la guerra fredda, non è la corsa al riarmo che ovviamente ci dà queste garanzie. Ecco, di fronte a questi paesi che hanno fatto questa scelta, io credo che l'Italia, che tradizionalmente ha una grande capacità riconosciuta di dialogo, possa invece dare un contributo soprattutto sul piano diplomatico. Ovviamente bisogna concentrarsi in questa direzione, bisogna non
lasciarsi sfiduciare dalle... Ma le dichiarazioni che vengono fatte, guardi, sono... è normale che in un conflitto del genere ci siano dichiarazioni belligeranti da una... sicuramente da parte della Russia, dove c'è molta propaganda, però mi consenta, anche da quest'altro lato. Ma al di là di queste dichiarazioni bisogna andare oltre. Bisogna continuare ad aiutare l'Ucraina, ma nello stesso tempo cercare di indirizzare a una svolta. Anche perché, lo dico, questa guerra altrimenti non finirà mai. E non finirà mai se noi ci lasciamo sfiduciare per cui i nostri sforzi diplomatici, tanto in partenza lo diciamo, sono del tutto inutili. Noi avremo anche una ormai, e l'abbiamo abbracciata e lo stiamo denunciando da qualche mese, una severa recessione economica che sarà distruttiva con il risultato di ora ci arriviamo. Le chiedo un'ultima cosa sulla questione Russia, poi lascio la parola a Luca per invece l'altra questione che era il termovalorizzatore. Giusto un commento su quello che sta venendo fuori oggi, insomma, questa inchiesta della stampa con la Lega che avrebbe subito delle pressioni russe appunto per far cadere il governo. Lei cosa pensa di questo? Io ovviamente ne so quanto voi, perché come voi ho letto l'articolo, un articolo di stampa. Conoscete la mia posizione se avete avuto la bontà di seguirmi durante, anche quando avevo l'incarico di Presidente del Consiglio nei due governi, in ogni occasione. Seguivamo sempre le sue conferenze stampa, non si preoccupi. Allora sapete che quando c'è stato qualsiasi elemento di chiarezza da fornire, io per il principio di trasparenza sono sempre intervenuto, sono andato in Parlamento, ho fatto conferenze stampa. Perché? Perché chiaramente non si possono lasciare elementi di opacità. Quindi io credo che la Lega, Salvini debbano chiarire nelle sedi istituzionali ovviamente queste notizie, debbano assolutamente fornire un chiarimento, perché non possiamo permettere, ecco, che ci siano, diciamo, delle opacità in un momento così delicato in cui il nostro paese ovviamente è coinvolto nel sostegno all'Ucraina e non deve assolutamente offrire alcuna sponda alla propaganda russa. Io, da parte mia, per il Movimento 5 Stelle... Questo forse bisognerebbe dirlo anche ad Alessandro Di Battista, Presidente, mi permetto di dire che in Russia non sta facendo un lavoro... Tenga conto che non è più scritto al Movimento, lo so. Perché si è dissociato, diciamo, dalla nostra linea politica, quindi non vorrei rispondere per Alessandro Di Battista, ma quale... No, perché in queste ore, insomma, si è riaperta questa possibilità di un rientro nel movimento, non so se... Sì, no, ma lasci stare il rientro, voglio dire, quale sarebbe l'accusa che sta formulando a Di Battista? No, è un dubbio che sorge spontaneo, insomma, io sto seguendo, io conosco Alessandro da tanti anni e il suo reportage mi sembra molto propagandistico, diciamo... Dico la verità. Guardi, io le confesso, adesso voglio dire, mi sta costringendo a parlare e a fornire le risposte che dovrebbe fornire Alessandro Di Battista. No, possiamo andare avanti, questa era la mia considerazione. Faccio solo una precisazione per quanto mi riguarda: non ho avuto, confesso, il tempo di seguire i suoi reportage, perché questo è un momento politico particolarmente denso di impegni, fitto di impegni. Quindi non saprei entrare nel merito di questi reportage. Però okay, attenzione, anche in un contesto del genere, teniamo conto che se c'è andato come pubblicista, giornalista pubblicista, teniamo conto che anche in questo momento a Mosca e in Russia ci sono tanti corrispondenti esteri, tanti giornalisti. Cioè la forza della nostra democrazia è quella ovviamente di poter contrapporsi a sistemi autocratici e di poter andare anche in terra russa e riferire di quel che uno riesce, degli elementi, delle informazioni che uno riesce a raccogliere. Poi ripeto, non entro nel merito di quel che ha detto, perché non so quel che ha detto in particolare, non ho potuto seguirlo. Chiaro, grazie comunque per aver precisato. Andiamo sul termovalorizzatore con la domanda di Luca. Ma scusi, Diego, solo per... Stavo precisando, poi ci siamo un attimo distratti su questa digressione su Alessandro Di Battista. Ovviamente vorrei chiarire che la nostra lineare posizione, che abbiamo anche, come dire, pubblicamente descritto per quanto riguarda l'indirizzo di politica estera,
è stato ovviamente, noi siamo contrari al riarmo, quindi abbiamo ritenuto che il momento più in cui c'è stata una corsa dei paesi occidentali, anche sull'onda emotiva al riarmo, noi abbiamo detto non possiamo distrarre risorse per investimenti militari. In questo momento vedevamo già una grave sofferenza economica, sociale, delle imprese, delle famiglie, e abbiamo subito detto guardate che i miliardi a disposizione, quei pochi che riusciamo a ricavare e quei molti... No, ma tanto ci arriviamo, parliamo anche di queste battaglie. Abbiamo detto non posso essere distratti e investiti per spese militari in questo momento, ma per sostegno invece devo andare a sostegno a famiglie e imprese. Uno. Due, no, abbiamo le spese militari però erano già previste, insomma, già da diversi anni. Sì, però lei ricorderà che a un certo punto si è parlato di 10-15 miliardi di qui al 2023 per uniformare, per raggiungere subito quel tendenziale del 2% del PIL, come ci richiede la NATO da anni. Io mi sono lì limitato a dire che siamo in compagnia di altri 20 paesi, 20 su 30, che non ancora si sono adeguati a quel tendenziale del 2%, e non mi sembra che in queste condizioni di difficoltà del paese, con le emergenze in corso, sia questo il momento per adeguarsi. No, no, assolutamente, gli sprechi non sono spalmati, non sono negli anni a venire, ecco, in una prospettiva molto più dilatata nel tempo. Uno, due, abbiamo chiesto anche un'altra cosa. Dopo ne parliamo, Presidente, vi faccio andare in ordine con le domande. Tanto c'è... No, era sulla risoluzione che c'è stata in Parlamento. Lì c'è stato un grande scontro col governo, abbiamo avuto un blocco della Farnesina e di Chigi, semplicemente perché nella risoluzione, quando sono state le comunicazioni di Draghi in occasione del Consiglio europeo, noi abbiamo chiesto che i prossimi più significativi passaggi per quanto riguarda i summit internazionali sulla guerra e ovviamente questi più significativi consessi internazionali ci possa essere una informazione al Parlamento, perché noi riteniamo che questa rimanga al di là di tutto una democrazia parlamentare, perché così lo prevede la Costituzione. Sul fatto che ci fosse un riferimento al Parlamento e che il governo potesse poi condividere questi indirizzi col Parlamento, c'è stata una forte opposizione, siamo stati una giornata intera, tutti i gruppi parlamentari di maggioranza d'accordo, e c'è stata una forte resistenza da parte della Farnesina e di Chigi. Ok, allora invece la questione termovalorizzatore, Luca, che è stata poi un altro dei punti che hanno portato a non fiducia sul DL aiuti. Sì, allora io avevo una domanda per il Presidente Conte con due doverose premesse. La prima è che la direttiva europea sui rifiuti prevede una quota destinata alla termovalorizzazione, ovviamente la priorità è il riciclaggio, ma poi c'è una quota destinata alla termovalorizzazione e una quota che dovrebbe essere al massimo 10% destinata alla discarica. La seconda premessa è che poco tempo fa è uscito sul blog di Beppe Grillo un articolo dedicato all'ossicombustione, che è una tecnica alternativa di termovalorizzazione, anche se sempre di termovalorizzazione si tratta, che è una però, diciamo, una tecnica, una tecnologia non ancora matura, per la quale esistono solo due impianti pilota nel mondo, di cui uno solo attivo e nessuno dei due dedicato allo smaltimento di rifiuti, sono entrambi dedicati alla vetrificazione. Fatte queste doverose premesse, volevo chiedere al Presidente come giustificano il no alla contrarietà al termovalorizzatore di Roma e soprattutto quali alternative propongono. Guardi Romano, la questione del termovalorizzatore nasce dal fatto che termovalorizzatori già ce ne sono, quindi diciamo quella percentuale di cui lei parla, ovviamente perché già esistono, vengono utilizzati e nessuno vuole in questo momento chiuderli. Il tema è un altro. Il tema è che se noi oggi dobbiamo affrontare questo problema della gestione di smaltimento rifiuti, la soluzione non è, per quanto ci riguarda, costruire oggi, iniziare a costruire, progettare e costruire un termovalorizzatore che poi peraltro è stato preannunciato di dimensioni mastodontiche, perché si è parlato di 600.000 tonnellate, quindi pari a quello di Acerra per intenderci, che diventerebbe con il risultato, quale risultato? Che per mantenerli anche sul piano finanziario bisognerebbe riempirli di rifiuti. Quindi ecco perché io parlo della capitale che diventerebbe la pattumiera del centro Italia.
Poi il problema qual è? Il problema è che per realizzarlo, lei sa, se è un esperto, che occorrono quantomeno 6, 7, 8 anni. Qui si dice che lo si farà in fretta, per carità, ottimi propositi. Però io oggi che cosa faccio? Non è che c'è un termovalorizzatore esistente che continua a utilizzarlo e semmai cerco di fare degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria per limitare i fumi inquinanti che, come lei sa, producono. Parliamo di furani, diossine, PCB, parliamo di scorie pericolose che devono essere trattate come scorie pericolose, ceneri leggere, pesante, e poi lei sa che ci sono comunque dei materiali incombusti, che comunque quindi è richiesta una discarica di appoggio. Ebbene, allora io oggi non vado a fare operazioni del genere. Se il PD, e parlo, Gualtieri è stato a fianco a me, è stato il ministro dell'economia con me, abbiamo lanciato il Green Deal, abbiamo lanciato nel governo Conte 2 la transizione ecologica, abbiamo abbracciato, per quanto mi riguarda convintamente, credevo tutti convintamente, l'economia circolare. Abbiamo lavorato addirittura il Movimento 5 Stelle, già nel Conte 1, pensate, con la Lega è stato artefice del lancio della commissione von der Leyen, che poi ha come dire, lanciato il progetto europeo di transizione ecologica. Quindi noi su quei temi ci siamo sempre stati convintamente, io come Presidente del Consiglio e Movimento 5 Stelle, e c'era anche il PD. In campagna elettorale Gualtieri non ha detto nulla di questo termovalorizzatore, l'ha tirato fuori poi forse quando ha visto la difficoltà di gestire lo smaltimento dei rifiuti, però non è una soluzione per domani mattina, è una soluzione tra 5, 6, 7 anni, 8 anni, non so. Allora, okay, forse le alternative le chiedo quali sono le proposte alternative. Allora, si potrebbe in questi anni, le immagini, lavorare sulla differenziata. Il problema di Roma è la raccolta dei rifiuti e migliorare le performance della società che raccoglie i rifiuti. Cercare di creare, ovviamente, dei nuclei operativi per municipi piuttosto che avere un'unica gestione per una città così estesa, iniziare a raggiungere livelli di performance per quanto riguarda la differenziata. Perché? Perché oggi il problema nostro, vedete, non è, lo dico ai giovani, quando si parla di economia circolare, il principio qual è? Il principio è che oggi non ti puoi più permettere, ma ripeto, qui non parliamo di oggi, parliamo di 6, 7, 8 anni, non ti puoi più permettere di andare a costruire un impianto che ha come principio l'incenerimento, la combustione di tutti i rifiuti indistintamente e indiscriminatamente. Oggi noi abbiamo un problema di materie prime. Quando noi parliamo e tuteliamo l'ambiente, parliamo di biodiversità, la scarsità delle risorse del pianeta ci impongono di andare a recuperare le materie prime. Ripeto che oggi scarseggiano. Sì, e allora non è che possiamo adesso eolis, piroscissione, gassificazione, ossificazione. Ci sono compostaggi, sono tante tecniche alternative, biogas, combinate tra loro, ciascuna con le sue peculiarità, eccetera, possono, sulla base di un progetto di differenziazione nella raccolta dei rifiuti, portarci a Dama in modo molto più sostenibile, ecocompatibile. E guardi, le dico un'altra cosa, Romano, non le sarà sfuggito il voto nel Parlamento europeo per quanto riguarda la CO2 che viene messa dai termovalorizzatori. Chiedono che anche quella CO2 rientri nel sistema ETS. Se lei è un esperto sa cosa significa. Significa che bisognerà pagare per l'inquinamento anche dei termovalorizzatori. Quindi diventa un'operazione anche dal punto di vista finanziario poco sostenibile. A Copenaghen, dove si racconta di questo famigerato sicuramente più moderno rispetto a quelli del passato, impianto di termovalorizzazione, hanno dovuto cambiare la legge danese che vietava di importare rifiuti, perché non si sosteneva finanziariamente più quel termovalorizzatore. Quindi hanno iniziato a importare rifiuti dagli altri paesi. Io credo, con la sensibilità dei giovani che ci ascoltano, che noi dobbiamo abbracciare altre tecnologie. Questa è superata. Per noi sono state
quattro dita nell'occhio. Presidente, scusi una cosa. No, le volevo solo dire, poi volevo far rispondere Luca magari nel merito. Io sono un cittadino romano e quindi non ho competenze tecniche, però da cittadino romano mi permetta di dire che Virginia Raggi ha governato Roma per 5 anni, ha tentato di andare avanti solo con la differenziata che lei propone e non è riuscita nel suo intento, ha fallito. Io sono d'accordo con lei che dobbiamo potenziare la differenziata, bisogna rivedere anche la dirigenza AMA, bisogna andare un attimino a vedere cosa succede dentro AMA, perché sicuramente non è normale che molti dipendenti se ne stiano in ufficio invece di andare per strada a pulire la città. E questo è un punto, e l'abbiamo detto al sindaco Gualtieri che invece di assumere nuovi dipendenti dovrebbe far lavorare quelli che già ci sono. Però purtroppo siamo arrivati a un punto di non ritorno, a mio modesto parere. Da soli, senza l'aiuto di questo termovalorizzatore, Roma, per come è la situazione ora, purtroppo, ci siamo arrivati in un modo o nell'altro, per colpe ovviamente che non attribuisco alla Raggi, ma alle amministrazioni precedenti, insomma non alla Raggi, c'è stata soltanto questi ultimi 5 anni. Però, ripeto, la differenziata sì, deve aumentare, ma insieme... Per salvare Roma serve un termovalorizzatore, secondo me, al momento. Soltanto con la differenziata non ce la facciamo, Presidente. Roma è immersa dai rifiuti, glielo dico perché la giro no, spesso. Ma, Greco, c'è un errore di prospettiva, secondo me. Voi continuate a dire per come le cose stanno oggi, ma questa non è una soluzione per l'oggi. La soluzione che ci stanno proponendo è una soluzione che, se va tutto bene... Ma sono dati storici, i tempi di realizzazione di un termovalorizzatore. Se va tutto bene sarà una soluzione tra 7-8 anni. Quando noi oggi vediamo cumuli di immondizia per strada, quando vediamo i cinghiali in città e vediamo che la nuova amministrazione non risolve questi problemi, non dobbiamo pensare che oggi risolviamo con un progetto che andrà studiato in termini di fattibilità pratica, andrà realizzato. Ricordatevi una cosa, io nel Conte 1... Ma mi scusi, Presidente, faccio una domanda veloce. Perché bisogna scegliere tra uno e l'altro modello? Perché non si possono portare avanti tutti e due? Durante il primo periodo facciamo quello che dice lei. Così, perché se lei fa un'operazione da 600.000 tonnellate di termovalorizzatore, lei deve fare un piano di fattibilità, dovrà vincere le resistenze della popolazione, perché tutti lo vogliono, ma nel cortile della casa altrui, non nel cortile di casa propria. Io vi dico una cosa, nel Conte 1, io non ho mai permesso, quando ero Presidente del Consiglio, di realizzare un nuovo termovalorizzatore. Nel Conte 1, addirittura, c'era un progetto a Messina, 10.000 manifestanti contro. Anche la Lega ha capito che non si poteva realizzare un termovalorizzatore. Noi stiamo tutti abbracciando un'illusione, perché di fronte alle immagini che oggi abbiamo, di fronte all'immondizia... che è un problema ancora irrisolto a Roma, noi stiamo abbracciando l'illusione di poterlo risolvere nel giro di qualche anno. Presidente, però se ci fermiamo dal fare le cose perché c'è una manifestazione non facciamo più nulla. No, io più che altro vorrei chiedere una cosa. Mi perdoni, ma per esempio la questione dei taxi che è stata stralciata nel DL concorrenza perché c'erano 4 buzzurri che sono andati a Palazzo Chigi a fare caciara, lì non va bene, cioè... Non è che se qualcuno protesta per proteggere i suoi interessi, allora non possiamo far andare avanti il paese. No, non ci muoviamo più. Greco, guardi, io sono il Presidente del Consiglio che ha avuto tantissime manifestazioni perché abbiamo gestito il paese in emergenza, governato in emergenza sociale economica. Io le manifestazioni di protesta non mi hanno mai spaventato, anzi, avevo tutti i giorni a Chigi, le manifestazioni di protesta, ho fatto addirittura a sera, dopo che finivo di lavorare, ho sempre ricevuto delegazioni. Non è il problema della protesta, il problema è del futuro che vogliamo. C'è un futuro nel senso della compatibile con la transizione ecologica, con l'economia circolare, con la logica del riciclo, anziché incenerimento del rifiuto, e poi c'è il passato. Quindi mi permetta di far rispondere Luca che magari ci dà un parere più tecnico. Termovalorizzatori, per carità, però vi allora, dico che poi non lamentiamoci se come dire, la classe dirigente viene contestata dai giovani perché viene contestata che poi si ferma al bla bla quando si tratta di tutelare l'ambiente. Oggi la tutela dell'ambiente
la tutela della biodiversità, degli ecosistemi, delle risorse limitate sulla terra è nella Costituzione, lo sapete bene, l'abbiamo messo lì. Quindi significa che tutte le azioni amministrative devono conformarsi ai principi costituzionali. Ripeto, vedete, voi avete parlato di... Permette a Luca Romano di darci un parere più tecnico, almeno capiamo tutti un po' meglio. Continuo a non essere soddisfatto della risposta, mi perdoni, perché continua a far passare il messaggio che l'economia circolare, il riciclo dei rifiuti, sia alternativo alla termovalorizzazione. C'è una quota di rifiuti che non è riciclabile, okay? Che secondo la direttiva europea può andare dal 15 al 25%. C'è una quota di rifiuti che non è né riciclabile né inceneribile, che è circa il 10%, quindi comunque serviranno anche le discariche, perché ci sono una quota di rifiuti che vanno per forza lì. Quindi io voglio sapere, questa quota di rifiuti che non è riciclabile, quindi dove non si può applicare l'economia circolare e il riciclaggio, che va dal 15 al 25%, e parlando di Roma, questo 15-25% sono centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti. Posso sapere qual è il piano del Movimento 5 Stelle per questa quota? Allora, non per quella riciclabile. Scusi, è chiaro che oggi Roma è il 45% e deve aumentare fino ad arrivare al 60, 65, anche 70. Una volta che Roma è arrivata al 70% di riciclaggio di rifiuti, è già, come dire, non la vedo facilissima. La quota non riciclabile, cosa ne facciamo? Ma scusi, guardi, però, Romano, la quota non riciclabile, ma con i termovalorizzatori, lei sa quant'è il materiale che residua dall'incenerimento? Che percentuale? Io sì. Quant'è? La maggior parte del materiale viene fino al 40%, giusto? Sì. Perfetto. Quindi il problema lei ce l'avrà sempre. Il tema è se vuole o no, se vuole, quindi il problema esiste anche con la sua proposta. Non è che lei lo risolve. Però il problema è quando io parlo, prima si parlava della Raggi e di Gualtieri. Ma io dico, oggi la Raggi ha fatto uno... Adesso lasciamo stare le valutazioni politiche. Io non ho parlato di entrare in gioco simpatie e antipatie. Però io dico, la Raggi, in una situazione disastrata, comunque ha iniziato a lavorare per mettere ordine all'AMA. È iniziata una differenziata, i risultati non sono ancora totalmente apprezzabili. Benissimo. Però oggi la nuova amministrazione, io lo dissi in campagna elettorale affiancando la Raggi, se voi oggi date la possibilità a questa amministrazione uscente di poter lavorare per un'altra consiliatura, oggi con gli interventi che sono stati fatti di risanamento dell'AMA, con le premesse di tenere i conti in ordine, con la possibilità oggi di aver avviato già un percorso di differenziazione, noi possiamo oggi partire in questa condizione. Migliore della Raggi, perché la Raggi ha lavorato, poi molti risultati non sono visti su questo fronte. Ma però sta sempre parlando del 60% riciclabile e non del 25% non riciclabile. Ma voglio dire, guardi, oggi secondo me è una follia, Romano. Io non lo so perché lei è innamorato. Io sto chiedendo qual è il nostro piano. Cioè, oggi realizzare un termovalorizzatore a Roma di 600.000 tonnellate, secondo me è una follia. Ripeto, c'è il biogas, pirolisi, piroscissione, gassificazione. Possiamo stare un pomeriggio, possiamo coinvolgere gli esperti, dobbiamo lavorare, c'è la possibilità di operare con il compostaggio, occorrono misure, combinare anche varie possibilità, varie soluzioni, però oggi chi non ci sa fare prende, costruisce un grande termovalorizzatore e butta dentro i rifiuti. Volete questo? Questo è passato. Se volete il passato... Noi vogliamo magari, Presidente, se vorrà possiamo coinvolgere qualche esperto e riorganizzare un noi possiamo, guardate, centrale. Se volete su questo, ovviamente io con una responsabilità politica e avendo la transizione ecologica, l'avendo propugnata, avendo promossa come Presidente del Consiglio, magari la Vice Ministra Todde sarebbe... Potrebbe essere. Esatto, ma anch'io ovviamente ho dovuto, come sempre, ho dovuto studiare tanti dossier, eccetera. Se volete possiamo fare una finestra di approfondimento. Credo che per i giovani questa cosa sia molto interessante. Anche con qualche esperto, e entriamo anche nei dettagli. Perché faccio un altro esempio. Poi si andiamo avanti, che abbiamo ancora due cose, se no non facciamo in tempo. No, velocissimo, si parla anche,
ma sì, ci sono i fumi inquinanti, anche le diossine, cioè, poi si dice no, ma adesso i nuovi impianti sono anche questi della termovalorizzazione molto evoluti sul piano tecnologico. Sì, ma richiedono una manutenzione. Se voi parlate con esperti, vi diranno che una manutenzione vera significa bloccare l'impianto anche per un mese, cambiare filtri, controfiltri, cioè, perché i filtri, quando parte l'impianto, dopo un po' non sono più efficaci e questi impianti non si possono fermare. Quindi quando si parla di una manutenzione, di filtrare i fumi inquinanti e via discorrendo, è una cosa bella in astratto, ma in concreto io, mio figlio, che c'è un termovalorizzatore, non lo faccio stare. Il termovalorizzatore ha un tasso di emissioni 100 volte inferiore a quello di un'autostrada. Quindi allora che... vogliamo distruggere autostrade? Che discorso è, scusi Romano? No, semplicemente un dato di fatto, le emissioni al camino di un termovalorizzatore. Ma perché lei farebbe vivere suo figlio in mezzo all'autostrada con tutte le macchine che passano? No, c'è gente che ci vive vicino alle autostrade, allora... Allora, qual è la soluzione? Allora, ma lei vivrebbe vicino a un termovalorizzatore? Suo figlio farebbe vivere vicino a un termovalorizzatore? Mi dica la verità. Io vivo vicino a un termovalorizzatore. Cioè, sai che cosa mi ha detto il più grande esperto, uno dei più grandi esperti in Italia? Ha detto, Presidente, paradossalmente, se io avessi un figlio, lo farei vivere a fianco, a pochi metri dal termovalorizzatore. A 50 metri dal termovalorizzatore, mai. Guardi, io ci vivo, essendo che vivo. Dobbiamo andare avanti, comunque... scusatemi, andiamo su. Sì, 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 temi, torniamo un attimo sul temi economici. Sulle battaglie. Avete parlato della crisi, non mi avete fatto dire dal nostro punto di vista come l'abbiamo vissuta come Movimento 5 Stelle. No, no, ci sarei arrivato verso la fine, anche per arrivare poi alle elezioni e al dove vi posizionerete voi, al campo giusto che ha, insomma, nominato lei stesso. Arriviamo. La penultima domanda riguarda invece le battaglie del Movimento 5 Stelle, quindi salario minimo, reddito di cittadinanza e super bonus. Lascio la parola, guardi, a Umberto velocemente. Esatto, sì, io faccio due domande veloci così almeno scartiamo velocemente questa diciamo la tematica economica. Allora, premettendo che il Movimento 5 Stelle ha sempre lottato contro le disuguaglianze, contro la povertà e quant'altro, andando a leggere sul report di Numisma, quanto è stato riportato comunque per chi non ha l'accesso al report intero, si evince che il super bonus crea diseguaglianze, ovvero va a vantaggio dei più ricchi e purtroppo per le persone meno abbienti questa cosa non è molto positiva. Se fossero confermati questi dati, come magari da organi tipo la Corte dei Conti o l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, lei cambierebbe opinione sul superbonus? Ma guardi, il principio del superbonus, visto che parliamo di transizione ecologica, è la possibilità di operare una grande rigenerazione urbana. Due giorni fa è uscito all'ISPRA con il report 2022 sulla protezione ambientale. Cosa ci dice? Oggi è follia consumare suolo. L'Italia non può permettersi di consumare il suolo, ha una densità di popolazione pazzesca e quindi dobbiamo assolutamente operare una rigenerazione urbana, perché la rigenerazione urbana significa, questi cappotti termici, significa risparmio energetico, e torniamo sempre al taglio delle emissioni di CO2, e poi risparmio energetico. Noi puntiamo molto su questo e puntiamo molto sulle comunità energetiche. Significa che condomini, avviare un livello eccetera, dei condomini possono mettersi insieme e addirittura diventare produttori di energia e poi scambiarla. Anche qui taglio delle bollette in modo strutturale 20-30%. E questa è la transizione energetica che vogliamo, la transizione ecologica, perché quella democratica, partecipata, dal basso, diffusa. Ovviamente il super bonus è stato un grande boost per la nostra economia. Ricordiamoci che quando ci si vanta del 6,6% 2021 di PIL, di incremento del PIL, quello è stato fatto con questa misura anche per buona parte. Ed è stata fatta con la legge di bilancio nostra del governo Conte 2, legge di bilancio 2020. Nessuno lo dice, non lo trovate scritto da nessuna parte. E l'abbiamo fatto perché? L'ho fatto perché abbiamo fatto una politica espansiva contro l'austerità. 130 miliardi investiti, 5 variazioni di bilancio, abbiamo salvato 1 milione di poveri. Lo dice l'Istat con il reddito di cittadinanza. Però quello che volevo dire... Ma la mia domanda era proprio sulle diseguaglianze rispetto al superbonus. Allora, è chiaro che il superbonus in prospettiva, dopo questo slancio iniziale, va modulato, ma non va abolito. Perché noi abbiamo bisogno della rigenerazione urbana. Quindi è chiaro che dobbiamo operare delle differenziazioni per quanto riguarda sul piano economico-sociale. Le persone che se lo possono permettere
non c'è ragione per cui possano beneficiare di questa misura negli anni a venire. E invece via via dobbiamo quindi andare a operare un decalage per quanto riguarda anche la possibilità di questa misura di renderla totalmente gratuita per tutti. Su questo non c'è dubbio. E come però intende finanziarla negli anni a venire, visto che come? È una sostanza... Se dovesse lei ritornare a fare il premier, come intende finanziarla negli anni a venire, per i prossimi 10 anni, visto che diciamo... Guardi, questa è una misura, attenzione, che in parte si finanzia anche da sola, perché lei ha citato Nomisma, quindi citi sì. anche, oppure prova a riassumerli io. Il Corriere della Sera dice che ha un moltiplicatore 0,47, quindi in buona sostanza va negativo. No, non va negativo, guardi, perché noi abbiamo avuto sempre dati Nomisma, adesso non isoliamo alcuni dati, noi abbiamo avuto per all'incirca, cos'è? Adesso la dico a spanne, una trentina di miliardi, un ritorno di fatturato di 130 miliardi, 120, 130 miliardi. Sì, ma quello su tutto, su tutto il settore. I settori collegati, certo, però quello che voglio dire, ascolti, ma la misura, quando la dobbiamo valutare, scusate, ma qual è il metodo di valutazione? Cosa diciamo ai giovani? Che è stato un investimento... Ma fatemi capire, quando si danno i soldi a gruppi industriali, come si è fatto in Italia, a singoli gruppi industriali, quando si investono su settori... No, abbia pazienza, no, siamo contrari anche su queste... Siamo assolutamente contrari ai contributi. In Italia si sono investiti su gruppi industriali, in particolare gli amici degli amici, lo sappiamo benissimo. Assolutamente. Guardi, sfonda oggi una porta che invece noi abbiamo la possibilità a tutti i cittadini di poter operare e contribuire a una transizione ecologica con la rigenerazione urbana, ci lamentiamo. Quando facciamo queste valutazioni, però, diciamo anche che abbiamo avuto 650.000 circa nuovi occupati nel settore dell'edilizia e nel settore collegato. Siamo diventati la locomotiva d'Europa nel settore dell'edilizia. Quando è iniziato a governare Bertonelli, il settore dell'edilizia era il più disastrato dei comparti che avevamo, dei settori di attività. Siamo diventati, abbiamo superato la Gran Bretagna, abbiamo superato la Germania e la Francia. Ah, questi risultati in termini di occupazione... Facendo debito però, abbia pazienza, Presidente. Ma Bertonelli, ascolti, ma lei deve considerare il risultato in termini di risparmio energetico, di occupazione e di boost... per si stima 500 euro a famiglia, sullo 0,5% del patrimonio quando immobiliare. Quando facciamo queste valutazioni, è ovvio che dobbiamo considerare la formula complessiva e tutti i ricavi e i ritorni complessivi. E questo ci ha consentito, ripeto, all'incirca 1,5% di quel 6,6% di PIL è attribuibile direttamente a questa misura. Quindi io la ritengo, se vado a fare la somma dei valori in gioco, ripeto, anche in prospettiva futura, la ritengo un'ottima misura. E invece vorrei un commento sulle ultime affermazioni di Berlusconi riguardo alle pensioni. Lui avrebbe l'intenzione di alzare la minima a 1000 euro. Io volevo sapere se lei è d'accordo o è in disaccordo con le parole dell'ex premier. Guardi, non troverai il Movimento 5 Stelle che farà promesse, così declamerà promesse durante una campagna elettorale. Non è nel nostro stile. Noi stiamo preparando una serie di misure, una serie di proposte, alcune lei le ha citate perché sono dei cavalli di battaglia, non trascurerei anche il contrasto al precariato, un precariato selvaggio. Oggi i nostri giovani e anche i lavoratori adulti hanno contratti di un giorno, il 9,2% hanno contratti di durata giornaliera e la maggior parte non superano questi contratti a tempo determinato i 30 giorni. Abbiamo bisogno di incentivare misure come quelle che abbiamo già adottato, quella misura che agevola i contratti a tempo indeterminato per gli under 36, è una misura che in un anno ha generato 230.000 contratti invece stabili. Abbiamo necessità ovviamente di incrementare e di introdurre una soglia di salario minimo, non quella timida apertura che c'è stata da Chigi e anche dal PD. Noi riteniamo che bisogna sì risolvere il problema dei contratti pirata che devono essere espulsi dal sistema e quindi bisogna agganciare anche e risolvere il problema dell'efficacia collettiva, della rappresentatività
anche riconoscere rappresentatività ai contratti delle organizzazioni sindacali più rappresentative. Però dobbiamo anche dirlo chiaramente, non possiamo più consentire 2, 3, 4 euro lordi come misura di retribuzione di un lavoratore che durante quell'ora assuda terribilmente, spende tutte le sue energie. Assolutamente d'accordo con lei, Presidente, però io volevo sapere se è sulla pensioni. Proposta in particolare allora, lei fosse d'accordo. Ho fatto questa premessa per dire che io non posso prendere in giro i cittadini. Io non ho fatto il calcolo, guardi, di quanto può costare 60 miliardi. Glielo dico io, dipende cosa vuole fare. Se vuole fare tutte le pensioni sono 60 miliardi, se vuole fare solo i pensionati 30-40 miliardi l'anno. Ecco, io ho calcolato anche qualcosa di più probabilmente. Può essere, è chiaro, può essere. Che non c'è la possibilità attualmente di dire voglio portare a quella misura, incrementare in quella misura le pensioni, se non metti sul piatto una soluzione per 30-40 miliardi. Quindi io non prendo in giro i pensionati. È chiaro che le pensioni basse vanno incrementate. Noi peraltro l'abbiamo fatto con la pensione di cittadinanza. Questa è una misura concreta che abbiamo finanziato. Se poi oggi vengo qui e devo declamare e fare slogan, dico allora la porto a 1.500 la minima. Ma significherebbe prendere in giro le persone che ci ascoltano, non lo farò mai. Tra l'altro gli alberi, ottimo, che sono già, gli alberi che ha promesso Berlusconi, che sono già previsti in quantità molto maggiore nel PNRR. Lì si è distratto, diciamo, sulla prima affermazione, si è buttato avanti senza vedersi del... Il discorso del reddito di cittadinanza. Sulla seconda si è distratto perché PNRR, e permettetemi di ricordare che quei soldi li abbiamo portati noi, nel Conte 2, ha previsto, voglio dire, una piantumazione molto più consistente. Sul discorso del reddito di cittadinanza, Presidente, ci conferma che insomma, vorreste migliorarlo dal punto di vista della ricollocazione lavorativa, perché insomma, sul discorso dell'aiuto economico siamo d'accordo, noi abbiamo difeso il reddito di cittadinanza anche più volte qui sul canale, abbiamo difeso soprattutto... Abbiamo difeso dagli attacchi di chi argomentava dicendo che i giovani preferiscono stare a casa invece che lavorare a prendere il reddito, quando in realtà il problema non è di sicuro il reddito di cittadinanza ma i contratti di lavoro. Però c'è un problema che è quello appunto della collocazione lavorativa, i navigator che di fatto sono stati inutili. Guardi, Greco, mi fa piacere che lei abbia difeso una misura, espresso... diciamo una visione politica, ecco, a me lascia sconcertato il fatto di un'arroganza di una certa politica, di un'arroganza di una politica che peraltro abbraccia un arco ampio delle forze parlamentari, si spazia da Italia Viva sino a, ne attraversa tantissime, sino a Fratelli d'Italia. È una politica che parla di formule, adotta formule come parassiti, fannulloni, tossici che avete bisogno del metadone di Stato. No, lo sappiamo, quindi, Presidente, questo l'abbiamo detto più volte, però il discorso della collocazione lavorativa, quello ci state lavorando, ci lavorerete per migliorare. Ma altro la formazione, Presidente, se posso dire. Io vi dico questo, in Germania in questo momento è il modello più efficiente per quanto riguarda la gestione di un sistema di protezione sociale con formazione e ricollocazione lavorativa. Sapete quanto ci ha messo? 10 anni, buoni 10 anni. Sapete quante persone sono impiegate nei centri di impiego in Germania? Oltre 100.000 persone e tantissimi miliardi investiti. Allora, noi siamo all'inizio. Questa è una riforma che è un caposaldo del nostro sistema di protezione sociale. Nessuno ha pensato, io certo no perché sono assolutamente consapevole. Mi dicono che questa riforma si sedimenta, va attuata, bisogna intervenire, bisogna sperimentarla, renderla più efficace. Noi stiamo parlando di un equivoco, perché per 2/3 i percettori di reddito sono minori, pensionati, persone con disabilità. Noi stiamo parlando di quel terzo all'incirca che sono gli occupabili, i quali peraltro hanno avuto già in buona percentuale un'offerta di lavoro. Oggi si è rifiuta un'offerta di lavoro, c'è un decalage,
quindi sono costretti in qualche modo ad accettarla. Però vi dico, ma chi parla e la critica? Minori non credo, Presidente, forse si è sbagliato. Ma è consapevole di qual è oggi il sistema di politiche attive del nostro paese, quello che abbiamo ereditato dai governi precedenti? Cioè, lo sa che l'AMPA, l'agenzia centrale, con i centri dell'impiego non si parlano e con le agenzie private non si parlano? Lo sa che non c'è neppure una piattaforma informatica per gestire tutto questo? Ecco, allora, lavoriamo in modo serio, intelligente, ma non colpevolizziamo persone che vogliono lavorare loro stessi, perché io li ho incontrati. Guardi, io vado per le strade, nelle piazze. Sì, sì, abbiamo seguito le sue campagne. Mi vengono incontro, sa la prima cosa che mi dicono tutti i percettori di reddito, e sono forse qualche centinaio che mi hanno parlato: Presidente, ci aiuti ad avere dignità sociale. Ci aiuti, perché certo, io non devo vergognarmi. Presidente, siccome mi dicono dal suo staff che dobbiamo chiudere, le volevo fare l'ultima domanda sulle elezioni. È uscito un sondaggio che parla di questo, insomma, lei ha parlato di campo giusto, ecco, ma correrete da soli oppure c'è la possibilità di unirsi a qualcuno? Perché appunto c'era un sondaggio che avevamo visionato ieri, che se appunto vi vedrebbe, ecco, potenzialmente al 14%, forse qualcosa in più, insieme a Sinistra Italiana, Verdi, anche Italexit, insomma, quindi spostati più a sinistra, diciamo. Cosa farete per queste elezioni dopo che il PD, insomma, pare che abbia rotto definitivamente con voi? Guardi, la formula del campo giusto nasce dal fatto che qui si ragiona di campo largo, campo più ristretto, campo di destra, eccetera. Io credo campo giusto sta a significare che qui non è l'ampiezza di una coalizione che può garantire il rispetto degli impegni che vengono presi in campagna elettorale. Noi l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle. Se oggi siamo in una situazione di questa crisi, per quanto ci riguarda, nasce dal fatto che noi abbiamo mantenuto fede agli impegni presi con i cittadini. Abbiamo chiesto un confronto su alcune misure, un confronto che ci è stato negato, e permettetemi di dirlo, anche in modo sprezzante dal Presidente del Consiglio, e in modo assolutamente pretestuoso e offensivo da tutte le altre forze politiche, che addirittura per tutta risposta ci hanno chiesto fuori il Movimento 5 Stelle. Noi lo abbiamo, se volevamo rompere, avremmo avuto altre occasioni. Noi assolutamente invece volevamo un confronto serio, perché dopo 18 mesi in cui il governo decide tutto cosa fare, di fronte a un'emergenza, a una recessione economica che ormai è così visibile, forse si poteva scegliere un altro momento, forse proprio il DL Aiuti, che comunque stava dando dei supporti concreti alle famiglie, forse non è stato proprio il momento. Ma guardi, giusto. Il DL Aiuti, noi abbiamo chiarito, quella mancata partecipazione al voto nasce dal ricatto che ci è stato fatto, proprio per quella norma sull'inceneritore. E noi sulla transizione ecologica abbiamo detto dall'inizio, col voto online, quando il governo è partito, noi appoggiamo questo governo per realizzare la transizione ecologica. Ci è stato fatto un ricatto. E peraltro noi abbiamo detto, mancata partecipazione non significa sfiducia. Il Presidente Draghi mi ha tratto dimissioni irrevocabili. Il Presidente Draghi, di fronte alla richiesta di confronto pubblico, assume impegni un po' più puntuali e dirci cosa voleva fare dopo 18 mesi. Ha avuto tutto il tempo per studiare quella che è la situazione, la realtà, per fare previsioni, è venuto in Parlamento e ha reagito in modo sprezzante. Quindi noi siamo con la coscienza a posto. Io andrò per le strade. Però il Presidente Draghi aveva detto che senza il 5 Stelle non aveva più senso questo governo. Non abbasserò lo sguardo, le posso assicurare che non abbasserò lo sguardo. Presidente, però Draghi in conferenza stampa aveva fatto un endorsement al Movimento 5 Stelle dicendo che senza il Movimento 5 Stelle questo governo non aveva più senso e non sarebbe andato avanti, perché il contributo del Movimento 5 Stelle era prezioso. Perfetto, ma che il contributo del Movimento 5 Stelle sia prezioso bisogna dimostrarlo nei fatti, interloquendo con risposte, ma non dico che doveva portarci la misura, un testo, un decreto nuovo al Senato, ma almeno dare qualche indicazione.
Io ho il MEF a disposizione, c'ho tutti gli uffici, tutti i il ministeri. Il foglio riportava che era stata data la possibilità per aprire un dibattito sul superbonus con un tavolo. Lei nega questa possibilità e quindi diciamo quello che riporta il foglio era sbagliato. Bertonelli, su questo ho già parlato. Mancano otto mesi, mancavano otto mesi, adesso sette mesi, quant'è? Non è più tempo di tavoli tecnici, sono stati fatti da tempo. Le soluzioni non vengono dal MEF, non vengono ancora tirate fuori. Quelle che abbiamo proposto non sono state accettate. Non è più tempo, di fronte a una recessione, non si fanno tavoli tecnici. Non si fanno, non si può Presidente, dire che la soluzione... dobbiamo liberarla. Mi risponda solo sulle mi risponda solo sulle elezioni e possibile alleanza con questo, diciamo, campo. Guardi, di sinistra. Noi siamo assolutamente disponibili a dialogare con tutte le energie sane del paese, col civismo, con l'associazionismo, con le forze... Anche con Paragone, Presidente? Beh, Paragone assolutamente direi di no, perché ha un'agenda incompatibile con la nostra, perché Paragone nel momento dedicato della pandemia mi sembra che abbia assunto atteggiamenti incompatibili con quello che è stato il nostro obiettivo, la protezione, la tutela della salute dei cittadini. Perfetto. E sul doppio mandato ci dà qualche anticipazione? Deciderete a breve? Sì, sì, nelle prossime ore stiamo chiudendo questo aspetto, però vorrei dire che in ogni caso la valorizzazione dell'esperienza acquisita, delle competenze maturate, questo è nel DNA del nuovo corso del Movimento 5 Stelle. Assolutamente, però magari fuori ci sono anche giovani, insomma, competenti che aspettano un'occasione, valutate anche quelli, ecco. E offriremo questa opportunità, quindi lo dico anche a tutti coloro che ci ascoltano, se ci sono dei giovani di buona volontà che ci vogliono dare una mano, ne abbiamo assolutamente bisogno, ma ne ha bisogno il paese più che tanto ai politici di vecchia data si possono riciclare come influencer su TikTok. Ma sì, ma poi ha visto, è così facile fare una nuova formazione politica, insomma. Esatto. Basta prendere qualche parlamentare qua e là, sempre disponibile, e si fa subito, si fa in fretta. Grazie Presidente, un buon lavoro e a presto, se vuole ci rivedremo a settembre. Assolutamente, ben volentieri, grazie ancora per la pazienza, un saluto a tutti. Grazie a lei che si è comunque confrontato. Grazie.